Ciao amici di Elettric TV, bentornati. Video post Gran Premio d'Olanda a Zandvoort. Gran Premio d'Olanda che si è concluso un po' come tutti noi ci aspettavamo, con una grandissima vittoria di Max Verstappen davanti a Lewis Hamilton e con il terzo posto di Valtteri Bottas. Direi nulla di imprevisto. Quarto per Gasly, quinto Charles Leclerc, quindi le prime 5 posizioni sono rimaste invariate rispetto al griglia di partenza. C'è una variazione, c'è sesto posto di Alonso che proprio nel finale è riuscito a sopravanzare Carlos Sainz con l'altra Ferrari. Una gara tutto sommato senza troppi imprevisti. Un po' questo mi ha sorpreso perché, un po' come dicevo nel video di ieri, subito dopo le qualifiche, mi aspettavo in realtà un gran premio con qualche, diciamo così, errore da parte dei piloti. Cosa che non è avvenuta, ci sono stati degli imprevisti, ma non onestamente quanto mi sarei aspettato. Max Verstappen ha fondamentalmente dominato la gara, è partito in testa, ha preso un buon vantaggio su Hamilton, vantaggio che poi Hamilton ha cercato di ricucire in un paio di occasioni, però onestamente il passo gara oggi della Red Bull era inavvicinabile, della Red Bull di Max Verstappen direi era inavvicinabile per Hamilton e anche direi quasi scontato questo per il suo compagno di squadra Valtteri Bottas. C'è stato un po' come dire, pathos nel momento in cui Hamilton ha provato a giocarsi, e il team Mercedes in particolare ha provato a giocarsi la carta pit stop addizionale, andando a effettuare un secondo pit stop anticipato, quindi più che addizionale anticipato, andando a mettere di nuovo le coperture gialle medie, un po' in anticipo rispetto a quanto previsto. Max Verstappen ha coperto bene ed è andato a mettersi sulle dure nel giro successivo. Questo ha un po' fregato Lewis Hamilton, perché a quel punto Hamilton si trova sì con una copertura più performante, ma comunque non in grado di avvicinare Verstappen, e anzi si è trovato nella condizione per cui fondamentalmente si sarebbe poi dovuto fermare una volta in più, perché era abbastanza palese che le coperture medie non avrebbero potuto coprire i restanti 32 giri di gara. Così poi è avvenuto alla fine, in realtà più per una questione di sicurezza che altro, e soprattutto più per andare a recuperare quello che è stato lo sgarbo, diciamo così, di Valtteri Bottas, che richiamato i box a pochi giri alla fine, a 4-5 giri alla fine dal team Mercedes, gli è stato detto pitti, ma più per questioni di ragioni di sicurezza legate alle gomme che per andare a cercare il giro veloce, visto che il giro veloce era detenuto da Lewis Hamilton, e quindi ovviamente punti importanti per la classifica. In realtà Valtteri Bottas ha ottenuto il giro veloce. Non si è capito bene, nei team radio il team Mercedes ha cercato di informare Bottas sul fatto che dovesse rallentare. Pare che abbia anche rallentato in realtà nel terzo settore, ma al momento io sto commentando quando sono veramente terminati i giri da circa 4-5 minuti. Al momento non si è notizia del perché di questa mossa, diciamo così, di Valtteri Bottas, che appunto aveva portato via il giro veloce a Lewis Hamilton. Lewis Hamilton che ha pittato e nell'ultimissimo giro, proprio tagliando il traguardo, è riuscito a riottenere il punticino addizionale, facendo appunto un pit stop addizionale agli ultimi due giri e quindi guadagnando 19 punti invece che 18. 6 i punti guadagnati da Max Verstappen, che quindi di nuovo torna a essere in testa alla classifica piloti. Detto questo, non tantissimi episodi di rilievo. Direi che ci sono stati dei buoni duelli. C'è stata sicuramente l'ottima remontada di Sergio Perez, che ha concluso ottavo con dei sorpassi notevoli, va detto, ma anche detto che guida una Red Bull. E direi poi interessante il duello finale Sainz-Alonso, che ha visto prevalere il pilota spagnolo sull'altro pilota spagnolo, il pilota spagnolo dell'Alpine. Proprio nel finale credo che Ferrari
ha montato le gomme dure, quindi le coperture marcate di bianco, per assicurarsi una durata sufficiente per arrivare a fine gara. Si sapeva che Ferrari, in particolare qua a Zandvoort, avrebbe potuto soffrire di un notevole degrado gomme, un po' come era avvenuto ad esempio in Francia al Paul Ricard. Credo che abbia deciso di coprirsi e giocare fondamentalmente in difesa, però i giri effettuati sulle coperture più dure sono stati comunque notevoli, e alla fine sia Leclerc che Carlos Sainz hanno un po' sofferto di questo. Peccato. Bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, onestamente non lo so. Per Ferrari, una pista forse non favorevolissima, forse tra le più sfavorevoli, anzi aggiungerei, assomiglia da un certo punto di vista, credo non l'abbia detto anche Binotto nei giorni scorsi, o Laurent Mekies, a Ricard, quantomeno appunto per la conformazione di alcune curve e per il degrado gomme che ne deriva. E quindi fondamentalmente Ferrari ha cercato, ripetiamo, un po' di giocare in difesa, portiamo a casa un quinto e un settimo posto, tutto sommato non male. Ripeto, considerando che Perez partiva in fondo, quindi si era liberata la casella del quarto posto, sarebbe stato per noi molto importante ottenere quel quarto posto, che invece lo ottiene meritatamente per Gasly con l'Alfa Tauri. Stagione molto molto concreta quella di Gasly dopo la vittoria l'anno scorso a Monza, e poi ci sono stati dei podi per Pierre Gasly. Credo che questa stagione sia veramente la stagione della maturità per Pierre Gasly. Sono contento per lui, è un pilota che a me piace, corre per una scuderia italiana, perché alla fine di questo stiamo parlando. Da tifoso Ferrari, non è un mistero, sicuramente rimango, e credo di non essere l'unico, un po' deluso. Ripeto, avremmo potuto fare un quarto posto, era un'occasione secondo me da non lasciarsi scappare. Peccato. Andiamo a Monza come Ferrari con un quinto e settimo posto, non male, avremmo potuto fare di più. Andiamo a Monza sperando di vedere lo stesso entusiasmo che abbiamo visto in questi tre giorni a Zandvoort. Non ci sarà la stessa affluenza, a Zandvoort era aperto il 70%, erano disponibili il 70% dei posti. Monza sarà di meno, lo sappiamo, forse anche l'entusiasmo sarà inferiore. Speriamo però comunque di vedere un pubblico entusiasta per quantomeno la grande estate italiana che abbiamo vissuto con gli europei di calcio e poi con le Olimpiadi. Recentemente abbiamo vinto anche gli europei di pallavolo, come sicuramente saprete, e anche le buone prestazioni alle Paralimpiadi. Non si può dire altrettanto delle prestazioni Ferrari, però speriamo veramente di avere tantissimo entusiasmo e tantissima voglia di mostrare al mondo che noi italiani ci teniamo comunque a sostenere la Ferrari, sempre comunque la cosa giusta. Delusione della settimana, del weekend, direi la McLaren, non una grandissima prestazione, decimo Norris che prende un punto, undicesimo Ricciardo che ha avuto problemi sin dall'inizio, quasi mai in palla per poter impensierire l'Alpine, e onestamente nemmeno Ferrari. E considerando la forma di Ferrari su questa pista, secondo me anche McLaren ha di che riflettere, perché poteva comunque conquistare dei punti importanti. Quindi sicuramente lato mio il cappello del cattivo della classe, diciamo così, questa settimana lo prende il team McLaren, perché ripeto, avrebbe potuto fare molto meglio. Ci vediamo a Monza settimana prossima, ci vediamo da giovedì probabilmente. Noi come Electric TV manderemo un sacco di contributi, un po' come abbiamo fatto per la Mille Miglia, per chi ci ha seguito durante la Mille Miglia, un sacco di contributi, un sacco di live, cercheremo di farvi vivere l'atmosfera da dentro l'autodromo nazionale di Monza. Penso sia importante, ci piace, sarà un modo nuovo di vivere la Formula 1, diverso, magari non bello come è stato in passato, ma quantomeno torniamo finalmente a vivere la Formula 1 dal vivo anche in Italia,
credo che sia, per carità, c'è stato anche il Mugello l'anno scorso, però il Mugello l'anno scorso è stato un Gran Premio un po' particolare, c'è stata la questione biglietti, sappiamo tutti molto bene, anche con Monza c'è stata una questione biglietti, ne abbiamo parlato in alcuni video, però credo che il Gran Premio d'Italia è quello di Monza, al netto del Mugello che è stato un grande successo, al netto del ritorno di Imola, il Gran Premio d'Italia è quello di Monza, finalmente torniamo dopo la pausa dell'anno scorso. Qualcuno di voi si ricorderà che abbiamo vissuto con qualche diretta estemporanea da fuori l'autodromo, finalmente torniamo a viverlo da dentro l'autodromo, cercheremo di mandarvi più contributi possibile, quindi seguiteci, più contributi possibili per Monza la prossima settimana, vi aspettiamo.